Il significato sono i tre punti, quindi ha un significato grande, perché riuscire a dare continuità, cioè, su una serie di partite, adesso tralasciando quello che abbiamo combinato contro l'Intella, che non è stato proprio un grande spettacolo e ne siamo consapevoli. Siamo coscienti che questo campionato è un campionato dove ogni partita te la giochi con tutte e non c'è questa grandissima differenza tra le varie squadre. C'è chi è meglio attrezzato e chi è peggio attrezzato ma ha altre caratteristiche, quindi per noi è una partita importantissima. È da 10 giorni che ci stiamo preparando con una rabbia, con un'intensità che mi piacciono e sono fiducioso. Dobbiamo ancora sistemare alcune cose perché mancano 3 giorni, arriva la domenica, ma se riusciamo a mettere l'atteggiamento che stiamo dimostrando in questi giorni, diciamo che possiamo fare una buonissima partita. Il fatto del mercato noi l'abbiamo vissuto in maniera molto serena nello spogliatoio perché chi doveva andare via già lo sapeva e quindi non ci sono state delle rivoluzioni inaspettate e questa cosa noi l'abbiamo vissuta con la giusta mentalità. Ora sono arrivati dei ragazzi che sicuramente alzano il livello di qualità e il livello di potenziale di questa squadra. E quindi il mio augurio è, spero che diventi una certezza, perché quello che sto vedendo è questo, che il livello di intensità, il livello di qualità, il livello caratteriale si alzi, Sì. perché chi riuscirà a fare un grande percorso è chi riuscirà ad essere continuo e non chi non cadrà mai. Mi è già capitato, ma un gruppo così di rosiconi come siamo noi è raro metterli insieme. Cioè, noi perdiamo una partitina e per un giorno, per 15 ore ce la meniamo tra noi stessi. Quindi io non so se tu hai mai fatto sport, ma è come, cioè, quando perdi è come se qualcosa ti stringe che ti fa male, una roba, è dolore. E quindi quando senti male speri di non riprovarlo, ma sai Certo. che, cioè, giocando può succedere, ma è l'ordine dello sport, è l'ordine del calcio. Ripeto, chi ha più continuità farà più punti, perché nel momento che fai bene le cose contro il Pisa, prendi un percorso. Se non fai bene le cose contro il Pisa, ne prendi un altro. Quindi, bisogna cercare di vivere ogni giorno allenandosi bene, con l'umiltà di sapere che, non, che tu giochi contro 11 persone che hanno il tuo livello, perché la categoria è quella. E la differenza la qualità, ma non è così importante, ma la fa la motivazione, il carattere, la voglia di primeggiare, il rispetto che hai verso l'altro. Se tu sommi tutte queste cose, le metti insieme e tu a punteggi, se dai punteggio 1 a ogni cosa, se sei più dell'altro vinci la partita. Però la qualità vale un punto. All'inizio della domanda dice il gruppo portieri, cioè noi tre più il nostro allenatore dei portieri, c'è una bellissima alchimia, è una buona empatia. E quindi c'è un rispetto infinito, oltre che dal punto di vista professionale, dal punto di vista umano, che è la cosa che a me fa più piacere. Dopo, come ho detto prima, la concorrenza mi stimola, cioè il fatto che il mio compagno, cioè io devo, il mio compagno deve voler giocare, come io devo dimostrare che il mio compagno, cioè, non gioca in questo momento e soprattutto il bene è anche un mese, non è Agazzi o chi per esso. Cioè,
L'importante è che Agrimese faccia il suo bel percorso, perché l'ho detto l'anno scorso qua, io non sono uno che parla molto, infatti adesso no. È la prima, allora ci vediamo tra qualche mese. però è davvero, ragazzi, basta Agrimese. Quindi finito. Cioè, noi siamo dei tassellini, ma il bene primario è la Cremonese. Allora, penso che io ho preparato, sto preparando nel miglior modo che credo la partita di domenica, e ho visto 4 partite loro e sinceramente sono davvero una squadra all'altezza, perché non ci sono prime donne, tutti sanno quello che devono fare. E c'hanno, si sente, si vede che c'hanno una buona squadra. Detto questo, come ho detto prima, si gioca 11 contro 11, quindi cioè, che vinca il migliore, spero che sia la Cremonese. Cioè, lotteremo per fare del nostro meglio. Ma la storia della Serie B lo dice, cioè, solo uno che non va a vedere gli ultimi 10 anni dice di no, e quindi ogni partita è una partita a sé. Se tu pensi che sei più forte dell'altro, da una parte ti avvantaggia perché ti senti bene, ma dall'altra rischi che quell'altro che ha più fame ti annienta, e quindi cioè, ogni partita vale 3 punti, ogni partita giochi contro 11 giocatori. Ha detto che mi sento vecchio, perché la B, a parte gli ultimi 2 anni, l'avevo fatta nel 2009-2010, e già nel 2009-2010 mi facevano questa domanda, rispetto al 2004-2005 quando l'avevo fatta la prima volta. Credo che è proprio nell'evoluzione del calcio che non si può comparare quello che è stato prima a quello che è adesso, perché il calcio di oggi è un calcio intenso, un calcio fisico, un calcio mentale, un calcio psicologico, caratteriale. Il calcio che era prima magari era un calcio tecnico, aveva delle altre componenti che non sono né più né meno, però è proprio l'evoluzione che cioè, se si vedono partite di 10 anni fa, che sia B, C o A, è proprio un altro calcio, che non è un calcio di basso livello o alto livello, è un altro calcio. Oggi cioè, i miei giocatori sono degli atleti, cioè i miei compagni sono degli atleti, e quindi se non sei atleta, anche se sei bravo, fai fatica ad importi in questo calcio. Questo è. Bene, perché quando ero al Milan era aggregato con la prima squadra, e lo ritengo un bravo ragazzo e è un portiere che abbia delle qualità di livello. Ho visto l'anno scorso, ha fatto un grande campionato, l'ho seguito, e anche quest'anno ha iniziato bene. È ovvio, ha bisogno di sbagliare, ha bisogno di fare il proprio percorso, però credo che sia uno dei ragazzi giovani, anche se è un 96 se non sbaglio, non voglio dire una stupidata, che quindi non è giovanissimo, però è un ragazzo valoroso, quindi è bravo, ha la mia stima.